Franz del Centro Documentazione dei Movimenti, Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Oggi, come tutti gli anni, ci ritroviamo presso la lapide in via Mascarella, dove lo Stato democristiano ha ammazzato il nostro compagno Francesco Lorusso 34 anni fa, e continuiamo a esserci per cercare di mantenere e soprattutto di trasmettere la memoria storica reale e i contenuti di quel movimento che comunque ha inciso parecchio nel tessuto sociale di Bologna, ma non solo di Bologna, perché è stato un movimento comunque generale, generalizzato in tutta Italia, che ha portato principi e idee assolutamente nuove, assolutamente contro il sistema. E quello che noi vorremmo, a distanza di tanti anni, è proprio questa cosa di riuscire a trasmettere soprattutto alle giovani generazioni che si ritrovano oggi nelle piazze a lottare, in parte per gli stessi motivi che sono stati i nostri, cercare di riuscire a trasmettergli soprattutto quello che è stata l'anima e lo spirito di quel movimento, in particolare il fatto che tutti credevamo veramente possibile poter cambiare uno stato di cose che era assolutamente necessario cambiare. Una domanda, questo archivio dove ha sede? Questo archivio è la... Allora, il Centro Documentazione dei Movimenti ha sede presso lo spazio sociale che è VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, e in questo luogo noi stiamo raccogliendo, soprattutto ad opera e per iniziativa dei tanti compagni che nell'arco di tutti questi anni, questi decenni ormai, non hanno comunque perso il contatto con... diciamo con i loro compagni di un tempo, cerchiamo e raccogliamo tutto il materiale superstite che ognuno nelle sue cantine, nei suoi solai è riuscito a mantenere intatto nonostante i problemi che ci siano stati in tanti anni, soprattutto quelli della militanza, quindi materiale perso, distrutto, sequestrato dalle forze dell'ordine. Per cui noi comunque adesso abbiamo una buonissima e molto sostanziosa base di documentazione che ovviamente stiamo catalogando, stiamo riordinando e stiamo anche cercando di fargli avere una tutela dai beni artistici e archivistici, insomma. Che orari per la noi ci vediamo tutti i martedì, non siamo ovviamente a regime per poter dare una continuità quotidiana tutti i giorni, per cui noi comunque ci vediamo tutti i martedì dalle 21 in poi, e in particolare in questo periodo, diciamo da un paio d'anni a questa parte, stiamo dando supporto a tantissimi studenti che provengono da tutta Italia, ma soprattutto dall'estero. E la tua collaboratrice diceva che addirittura non solo la memoria non si sta perdendo, ma addirittura c'è della gente in più che viene. Questa memoria sembra rivalutata col tempo, è vero? Col tempo e soprattutto appunto con la paziente iniziativa di ricucitura delle tante trame, dei tanti fili che hanno intrecciato percorsi in questi anni e in particolare nel parallelo, se lo possiamo chiamare così, che abbiamo cercato di costruire noi, ma come altre realtà, fra quelle che sono state le tematiche e le modalità anche di lotta dei movimenti degli anni 70 con le tematiche e le modalità di lotta dei movimenti no global, quindi da Seattle in poi, in particolare con riferimento ovviamente al Genova G8 del 2001, sia nella proposizione positiva delle tematiche proposte e purtroppo anche nella gestione dei fatti tragici che ci sono stati. In questi percorsi noi abbiamo trovato molte similitudini, altrettante differenze, ma tante similitudini.